E proprio in quel momento il brutto ranocchio guardò su con i suoi tristi occhi rotondi e supplicò: «Oh, ti prego, principessa cara, solo un tuo bacio può spezzare il terribile incantesimo lanciato su di me da una strega cattiva». «Arriva la mia parte preferita!» E la bellissima principessa disse che lo avrebbe baciato solo se avesse risolto un difficilissimo enigma. Il ranocchio fortunatamente indovinò. Allora la principessa si chinò ancora un po', lo avvicinò alle labbra e baciò il brutto ranocchio, il quale si trasformò in un bellissimo principe. I due si sposarono e vissero per sempre felici e contenti. Fine. Sì! Papà, l'enigma è il nome di una spezia? Sei sicura? Sì, forse. Ma proprio sicura, sicura? Sì! Te lo spiego dopo cena. Cara Tiana, attualmente nella modernità enigma significa indovinello o mistero. Deriva dal greco a enigma, dal tema a inizio mai, parlare contemporaneamente. Il nome è spesso esteso a indicare anche altri giochi enigmistici. Riferendoci all'antichità, basta pensare alla figura mitica della Sfinge, che fuori tempo proponeva i suoi enigmi ai viaggiatori, sbranandoli se non riuscivano a risolverli. O al tempio di Apollo, all'interno del quale si trovava l'oracolo, una sacerdotessa che riferiva le parole dello stesso di Apollo. Giungevano persone da ogni parte del mondo per chiedere di vedere il futuro. Tradizione avvolta all'interno di una nube di mistero. Inoltre, la celebre macchina crittografica usata dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale fu chiamata proprio Enigma. Essa veniva infatti usata per cifrare e decifrare i messaggi. Ci descrive un mistero profondo, pieno di ambiguità, un rovello che impegna duramente l'intelletto, ma il suo primo significato indica l'indovinello. Ed è dall'oscurità di questi detti che oggi l'enigma prende il significato più generale, di fatto inspiegabile, di mistero. Può essere un enigma la costruzione in fisica di una teoria unificata delle forze, può essere un enigma il comportamento indecifrabile di una persona, così come la dinamica di un delitto. Nella vena di compiacimento, questo nome attinge all'immaginario millenario, di uno sforzo mentale vano davanti alle fitte tenebre di un segreto, evidente ma impenetrabile, o quasi. Quindi cosa oscura, inspiegabile e incomprensibile, anche di persona misteriosa, che non lascia intendere quello che pensa e sente. Fatto di cui non giungiamo a intendere la ragione o il fine, a scoprire l'origine o le circostanze. All'interno della Curia Iulia, un edificio al Foro Romano di Roma, ha avuto luogo un'iniziativa culturale che ha coinvolto numerosi e importanti esperti della mitologia classica. L'iniziativa è finalizzata all'esplorazione degli antichi miti, che hanno appassionato per secoli le civiltà greche e romane. Gli incontri si fondano su un'analisi da parte di esperti dei classici della mitologia. Nell'ultimo incontro hanno analizzato uno dei più conosciuti miti dell'età classica, il mito legato alla tragedia dell'Edipo Re, in greco antico Oedipus Turannos. Tragedia appartenente al cosiddetto ciclo tebano, ossia la storia legata alla mitologia della città di Tebe, messa in scena dal drammaturgo greco Sofocle tra il 430 e il 420 a.C. La tragedia narra la triste storia di Edipo, figlio del re di Tebe, Laio, e di sua moglie Giocasta. Dopo il concepimento di Edipo, un oracolo rivela al re che il nascituro è destinato ad ucciderlo e ad unirsi con la madre. Laio ordina quindi a un servo di uccidere il neonato. Questo, impietosito, decide però di lasciare il bambino a un pastore che a sua volta lo ucciderà al re di Corinto e sua moglie. Edipo cresce quindi nella convinzione di essere il figlio di sovrani di Corinto, fino a quando non gli viene fatta una profezia. Sconvolto, il giovane scappa da Corinto, convinto di rappresentare un pericolo per i sovrani della città e presunti genitori, dirigendosi verso Tebe. Sulla strada incontra Laio, che si sta recando a Delfi per consultare l'oracolo. Nessuno dei due uomini vuole lasciare il passo all'altro e durante la lite Edipo uccide il vecchio Laio. La prima parte della profezia quindi si avvera. Edipo giunge poi a Tebe, dove la popolazione è tormentata da una sfinge, un mostro con la testa di donna e il corpo di leone, che ogni anno esige in tributo giovani vite. La creatura fa ai tebani alcuni indovinelli, a cui è quasi impossibile rispondere, e i malcapitati pagano con la vita. Edipo si offre volontario per vincere il mostro, risolvendo l'enigma e liberando la città. Alla vittoria segue l'incoronazione come re di Tebe e il matrimonio con Giocasta, moglie di Laio e madre di Edipo.
si è avverata così anche la seconda parte della tragica profezia. Ed è qui che prende vita l'importante fulcro della tragedia, l'incesto, conseguenza di un enigma risolto, che rende la vita stessa di Edipo un affascinante enigma. Perché l'enigma è un'affermazione confusa, costruita per metodi e affermazioni incredibili. L'enigma non è solo una frase, anche la Sfinge, ad esempio, è di per sé un enigma. L'indovinello a cui troverà risposta solo Edipo, liberando così Tebe, fu il seguente. E voi l'avreste risolto? Insomma, l'enigma non è proprio una spezia,